Playoff e playout come piano B, l'algoritmo piano C. Per la Lega Pro si torna in campo con playoff e playout. In Serie D, recepite in toto le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, sospeso il campionato di Serie A femminile. In estrema sintesi sono questi i verdetti espressi dal Consiglio federale odierno. In sostanza, in Serie A e Serie B, se a causa di un peggioramento della curva epidemiologica o a causa del verificarsi dei casi di positività non si riuscisse a portare a termine la stagione come da calendario, il Consiglio federale farà ricorso a playoff e playout con modalità da stabilire in quella sede. Se neanche coi playoff e playout si riuscisse a portare a termine la stagione, in particolare entro il 20 di agosto, si cristallizzerà la classifica al momento della sospensione con l'applicazione dei criteri correttivi. In particolare per la Serie B la stagione regolare riprenderà il 20 giugno per concludersi il 2 agosto e poi dal 4 al 20 di agosto si disputeranno playoff e playout con le date di riferimento come da formato originario. In caso di impossibilità di chiudere regolarmente il campionato, si passerebbe ad una fase playoff definita dal Consiglio federale, tenendo fuori squadre che hanno ottenuto verdetti matematici già maturati con le partite nel frattempo disputate. In caso negativo, sarà la classifica cristallizzata e corretta a dare i verdetti: le prime tre in Serie A, le ultime quattro in Serie C. E circa la Serie C, il Consiglio federale ha ratificato la promozione in cadetteria delle squadre in vetta nei tre gironi. Fanno festa Monza, Vicenza e Regina. La quarta squadra sarà definita tramite playoff, cui accedono le squadre classificate dal secondo al decimo posto nei tre raggruppamenti. Data d'inizio il 5 luglio. Il 28 giugno la finale della Coppa Italia di Serie C tra Juventus Under 23 e Ternana, il cui esito è atteso dal Teramo. In caso di vittoria delle Fere, il 5 luglio i biancorossi ospiteranno la Virtus Francavilla al Bonolis. In caso di successo bianconero, trasferta a Catanzaro. Ufficiali le retrocessioni di Gozzano, Rieti e Rimini. Le altre sei retrocessioni usciranno dai play-out. Rientrano in gioco Rende e Bisceglie, che si giocheranno la salvezza sul campo contro Picerno e Sicula Leonzio. In Serie D, come detto, recepite in toto le proposte del direttivo della Lega Nazionale Dilettanti in riferimento alle classifiche delineate al momento della sospensione, promosse le prime della classe dei nove gironi, retrocesse le ultime quattro dei rispettivi raggruppamenti. Nel girone F festeggia il Matelica, che approda per la prima volta in Serie C. Retrocedono le abruzzesi Chieti ed Avezzano, oltre alle marchigiane Jesina e San Giustese. Ma la vicenda quasi certamente non è finita. Toni forti quelli usati dal presidente dell'Avezzano Gianni Paris in una nota diffusa su Facebook. Gravina entra nella storia in negativo, ha detto il numero uno biancoverde. Decisione assurda, proveremo a far ricorso alla giustizia sportiva e il TAR è un'altra possibile soluzione.